Ci troviamo nel palazzo del vecchio seminario di Fossano. È un edificio del Settecento che ospitò appunto il seminario vescovile e poi negli anni è stato utilizzato anche per altri scopi. Ha avuto sede gli uffici della Curia Diocesana, diversi enti della diocesi e anche il primo allestimento del Museo Diocesano. Questo edificio, insieme al vicino Vescovado, che si trova a pochi metri di distanza, costituisce un unico complesso che occupa un intero isolato del centro storico di Fossano. Ed è da qui che partiamo per il nostro viaggio nel MAB, Museo, Archivio e Biblioteca, ma in questa puntata ci occupiamo di A e B, Archivio e Biblioteca, quindi l'Archivio Storico Diocesano e la Biblioteca. Andiamo a scoprirli. Eccoci all'interno del grande magazzino attrezzato con quasi 1000 metri di scaffali compattabili. Si trovano già dove all'inizio del Novecento era collocata la biblioteca dell'allora seminario vescovile. Questi ambienti, oggi completamente rinnovati, ospitano l'archivio storico diocesano e la biblioteca diocesana. L'archivio storico conserva tutta la documentazione storica degli enti ecclesiastici presenti sul territorio di Fossano. Abbiamo la curia vescovile, il seminario, il capitolo della cattedrale, ancora le tre confraternite di Fossano, il santuario di Cussagno e poi tutte le parrocchie che sono presenti sul territorio fossanese. Tracciano tutti questi documenti una continuità a partire dal 1233. Insieme all'archivio diocesano, in questi locali è presente anche la biblioteca diocesana, istituita con decreto dal vescovo Monsignor Piero Del Bosco nel dicembre 2015. Conserva oltre 15.000 volumi, per lo più antichi, e tra questi più della metà provengono dall'antica biblioteca del seminario, nata e cresciuta grazie ai lasciti di numerosi benefattori come la contessa Giuseppina Falletti, che donò molti suoi volumi e volumi del fratello, e anche il canonico Giuseppe Goletti, grande conoscitore, grande appassionato, a cui si devono oltre 5.000 tra le edizioni di maggior pregio. Questo canonico aveva collezionato volumi relativi ad ogni argomento utile, passa dalla filosofia, la teologia, la storia, ma anche scienze naturali e geografia. Col suo testamento lascia metà dei suoi volumi al seminario vescovile e metà ai filippini. Dopo la soppressione di questo convento, anche questi volumi confluiscono all'interno della biblioteca del seminario vescovile per poi confluire in questa biblioteca. Tutto quello che incontriamo nelle nostre vie, nelle nostre piazze, nelle chiese oppure nel Museo Diocesano ha una storia nascosta all'interno di questi scaffali. È imprescindibile per fare una ricerca, per scoprire le proprie origini, venire all'interno di questo magazzino di carta per far rivivere questi antichi volumi, le relazioni, gli atti di battesimo, matrimonio, morte, di una vita nuova e scoprire così le nostre radici. Tutto questo materiale librario e archivistico è reso fruibile grazie ai contributi 8 per 1000, cioè ai contributi di tutti i cittadini che a partire dal 2016 sono spesi tramite la diocesi di Fossano nell'attività di catalogazione, schedatura, conservazione e acquisto di attrezzature e armadi. In queste sale abbiamo scoperto la grande ricchezza, il patrimonio che la nostra chiesa fossanese possiede in termini di sapere, di libri, di documenti che testimoniano centinaia di anni, secoli di storia di questa nostra terra. Vogliamo chiudere questo nostro viaggio nel MAB, ma nell'archivio e nella biblioteca, con questo libretto. Sembra un libretto anonimo, non ha nulla sulla copertina. Ma se lo apriamo scopriamo qualcosa di davvero interessante. È un libro di Galileo Galilei, Storia e dimostrazioni intorno alle macchie solari e loro accidenti. È del 1600. All'interno, ecco, si possono vedere i disegni e gli studi di Galileo sulle macchie solari. È una piccola chicca
che fa parte di questo grande patrimonio che possediamo e che dobbiamo consegnare a chi verrà dopo di noi.